documentazione di un periodo tragico ma anche importantissimo del Novecento, in particolare quello del periodo del fascismo, ma devo dire non solo, perché poi ci sono le immagini del periodo della guerra, del dopoguerra, il momento del paese che con entusiasmo cerca di riprendersi e di rinascere. Governare l'immaginario voleva dire produrre una fabbrica del consenso, quindi questa mostra in qualche modo riflette anche un tema che è diventato nei nostri tempi a scala globale di particolare attualità. C'è l'umanità della propaganda e c'è l'umanità vera della sofferenza della guerra. Ci sono immagini insolite, devo dire una delle più agghiaccianti è la visita del Führer a Napoli. Vedere per esempio Piazza del Plebiscito piena di simboli nazisti provoca un'inquietudine davvero profonda. Una mostra emozionante, declinata sull'immaginario italiano a Napoli, quindi con foto e filmati e materiali audiovisivi che veramente credo desteranno grande emozione nei cittadini di Napoli, ma una mostra appunto che indica in particolare nella nostra contemporaneità la necessità anche di una capacità critica nel leggere l'immaginario.